quest'anno ho ricominciato a dirigere dopo 6 anni, quasi 7. Sono tanti 7 anni, Ezio. Già che ci siano stati, è una figata. È stato, sai, passo a passo, io ruota a ruota. Nel 2014 ho fatto 10 minuti, ero stanco, poi nel 2015 ho fatto 20 minuti, mi sono collato le gambe. Cioè tu pensavi che il tuo corpo doveva essere pronto per poter affrontare un... Uno non ci pensa, ma il direttore è quello che usa di più l'espressione del suo corpo. Un direttore si prende cura dei musicisti che suonano con lui e lui suona con loro. Deve sapere di tutti, deve conoscere le problematiche dell'altro, deve conoscere quando il fagotto non ha abbastanza fiato o è stanco, deve riconoscere quando un braccio può essere spinto di più o di meno. Ci sono tanti aspetti poi che si mettono insieme al suono, al rispetto della partitura, no? Questa è la nostra costituzione. La chiami la costituzione? Lo è. Ognuno dà il suo contributo perché si realizzi la società ideale. Quindi tu applichi questo concetto di costituzione, di società, all'orchestra stessa? Ah, sì, sì. È la società ideale. Sei obbligato ad ascoltarti, ascoltare il tuo vicino. Sei una società che si ascolta, che si migliora. Non studiamo, proviamo ore e ore per essere i migliori, ma per migliorare, perché quando io miglioro me stesso, anche il mio compagno suona meglio, il suo suonare meglio spinge me a suonare meglio. Quindi vedi che la musica, specialmente la musica con l'orchestra, ne è proprio la dimostrazione. Ma questa cosa non significa anche, nel tuo concetto ideale, inclusione, significa io ascolto l'ultimo. La musica è alla natura inclusiva. Tutti mettono un contributo ad arrivare ad andare oltre. Il silenzio è quello che ti permette di andare oltre. Tu parli sempre di silenzio. I silenzi hanno un suono, dico sempre, anche in musica. Infatti io concerto i silenzi. Chiedo ai musicisti di, quando non devono suonare, di pensare che però il loro strumento sta vibrando con quello dell'altro e questo può aiutare. Non esiste l'ultima nota ed è un dato di fatto. Non esiste. No, perché l'ultima nota che suona uno strumento è la nota che inizia l'altro.